Buonasera, buonasera, ben ritrovati dentro il nostro armadio. Ciao Stefania. Ciao Adriana, ben trovati anche a tutti voi, buonasera. Allora, siamo reduci dalla Milano Fashion Week, sì, che è terminata qualche giorno fa, però noi vogliamo un po' darvi qualche dritta su quello che è sfilato, sui modelli che, sì, che hanno sfilato, che riguardano la prossima stagione autunno-inverno. Esatto, perché sapendolo adesso noi possiamo già adattarci alla primavera-estate. In che modo? Nel senso che sappiamo cosa andrà di moda il prossimo autunno-inverno, sì, quindi quella moda poi ce la portiamo nelle strade anche l'anno successivo. Quindi se iniziamo ad addentrarci nel mood siamo sicuramente avanti, quindi esatto, anche il nostro portafoglio ne gioverà. Esatto, esatto, anche perché magari troviamo già adesso qualcosa, no, nei negozi che anticipa le tendenze che saranno, che sono, l'abbiamo visto nelle passerelle, che saranno per l'autunno-inverno del 2024. Abbiamo scelto un'immagine per rappresentare questa Milano Fashion Week, eccola qua, che non è stata solo nelle passerelle ma anche per le strade. E adesso vediamo, noi abbiamo catalogato quello che vi facciamo vedere in un aspetto di abbigliamento e un aspetto di calzature. Sì, e anche i colori, quindi sì, a fine puntata poi vi diremo anche in che colori prendere queste novità a partire dall'abbigliamento. Esatto, abbiamo visto cosa c'è di nuovo e cosa resta, nel senso che cosa è ancora di moda ma che viene dagli anni precedenti, sì, per essere più chiari possibili. Allora vediamo le novità, partiamo dalle novità dell'abbigliamento. Partiamo dalle novità e partiamo da un esempio che abbiamo visto in passerella, sì, poi ve lo facciamo vedere anche nella più vita pratico reale. Più nella realtà. Allora il body, quindi non solo canottierine, magliettine leggere, ma quello che va sotto o eventualmente la maglieria è un body, sì, e non è un problema far notare che è un body. Quindi che vedete che si vedono i fianchi che escono. Vediamone uno invece più pratico, questo è della, questo è Versace, vediamo l'altro, ecco questo qua è un di Tezenis, quindi questo è più semplice, a cui possiamo accedere tutte. E certo, e quindi possiamo mettere o dei pantaloni a vita alta, in questo caso slanciando un po' la figura, oppure a vita bassa facendo già vedere una parte di arcata del fianco che anticipa le tendenze. Esatto, la camicia azzurra che sembrava essere passata di moda invece torna. Certo, Vogue riprende la sfilata di Tots l'autunno-inverno 24-25, dove c'è questa camicia azzurra con un doppio colletto a punta. Quindi molto bella questa col doppio colletto. Sì, e possiamo ritrovarla anche più abbordabile, sì, non quella di Tozza, ad esempio questa di Calliope, e però il concetto è sempre lo stesso. Io avevo uno stile simile negli anni 2000. Sì, questa è un po' anni 2000. Come piace a te, un po' shrankrata anche. Sì, un po' shrankrata, questa è così, quindi basta l'over, anche se l'over poi torna. Andiamo avanti, i jeans che saranno più di tendenza sono quelli blu scuro. Anche questo io ricordo di averli avuti negli, sì, anni 2000, i, sì, jeans proprio di blu dark si chiama, sì, questo colore. Prendiamo i troche da quando anche vestito Angelina Mango e quant'altro, Sanremo è sicuramente ritornato all'apice di tutto il suo splendore che non è mai passato, con questi jeans dark blu dalla passerella che ritroviamo anche. Vediamo un altro modello, non dalla passerella, anche se questi sono di Dior, quindi non sono proprio così a buon mercato. Però vediamo anche la zampa larga, sì, questa va bene anche per chi ha il fisico un po' a pera. Questi sono palazzo? Sì, a palazzo. Sono un po' abbastanza palazzo, sì, quindi gamba larga che finisce tardi, che si finisce larga. L'animalier, ho sentito dire che is the new black, quindi ogni tanto è diventato sdoganato completamente, lo ritroviamo, l'abbiamo ritrovato parecchio in passerella, infatti Vanity Fair ha fatto una raccolta di un po' di sfilate dove c'era questo vestiti animalier di tutti i tipi, perché sia molto stretch con una maglia stile body e la gonnellina corta, sì, sia tutto oversize. Quello oversize è proprio da passerella. Sia con questo taglio monospalla, anche se non lo è, del vestito, quindi l'animalier c'è, possiamo prenderlo secondo il nostro stile. Certo, però, come ad esempio quello che abbiamo definito realtà, nel senso che è più facile da prendere, questo preso da Shane, quindi... Ecco, con un tronchetto nero io lo vedo bene anche in queste temperature, dove inizia, certo, un po' a fare anche a tratti un po' più caldo, nelle giornate soleggiate, nelle ore centrali del giorno, e quindi perché no? Che poi noi l'abbiamo inserito nelle novità, ma in realtà
l'animalier c'è sempre stato, no? Sì, diciamo che c'è stato solo un periodo in cui era proprio abolito, sì. Poi l'abbiamo ritrovato ciclicamente. Torna, volte ritornano. Invece il maglione monospalla, questo è una novità. Sì, perché il monospalla l'avevamo tendenzialmente abolito, se non in qualche modello particolare. Fatto proprio col maglione particolare? Fatto proprio col maglione, taglio geometrico anche qui, questo monospalla un po' cut out, nel senso che non ha il taglio che parte dalla spalla e arriva sotto l'ascella, ma praticamente manca una manica. È bello, molto bello questo. È una manica intera. Ce ne sono anche di altri modelli, non soltanto a maglioni, anche a vestiti. Esatto, sempre di maglia, no? Il concetto è sempre della maglia, dove che ti lascia fuori una spalla praticamente. E quindi è sì pesantino, ma fino a un certo punto, perché una spalla è nuda praticamente. Sì, infatti è un po' complicato da mettere, perché io ad esempio, a me piacciono quelli con tutte e due le spalle scoperte come questo, però d'inverno mi dà un po' fastidio. Chissà se ti adatterai a questi monospalla. Non lo so. Potremmo provare con dei modelli anche un po' più vicini a quello che è il nostro immaginario recente. Come questo. Come Temu, che ha messo aggiunto al vestitino monospalla una cinturina sottile che poi vedremo essere uno dei must della Fashion Week. Quindi insomma il monospalla non per l'estate ma per l'inverno, questa per è, la novità, l'inverno. È la novità. Poi c'è un grande ritorno che è quello del doppio petto, del cappotto a doppio petto. Esatto, è ritornato, quindi speriamo che l'abbiate ancora nei vostri sì. armadi, come questo di Burberry. Che questo è un classico, no? È un classico. Non si vede quasi che, però giuro che è un doppio petto. È un doppio petto e appunto possiamo trovarne di vari modelli e vanno già bene, quindi chi ce l'ha, sapendo già quale sarà la tendenza del prossimo autunno-inverno, può sfruttarla in questa stagione di mezzo. Sì, coi trench, vediamo anche quello di Louis Joe, questo è più a buon mercato. Con i bottoni più evidenti, perché non sono tono su tono. Esatto, però il concetto è sempre quello, no? Quindi il doppio petto, dello stile militare. Diciamo ecco, così. Quindi nelle novità abbiamo qualcosa di un pochino più sciancrato, ma sì. Adesso vediamo cosa resta, che non esatto. è cancellato. Esatto, perché non è che quando c'è una stagione nuova si butta via tutto, no? C'è sempre un lento trasgrimare e ci sono delle cose che restano, ad esempio i collant colorati. Questi sarebbero benissimo con la tua maglia. Sì, ma pensa che sono andata in questo negozio a cercarli, erano esauriti. Vedi, quindi le nostre amiche forse lo sanno. Ma ha detto già. Ce li ho rosa, ma io li voglio rossi. Ce li ho anche lilla, no, li voglio rossi. Ecco, anche perché diciamo che restano, quindi già c'erano ed erano in microfibra, quindi questo cambia veramente poco. Sono belle con le scarpe così all'accetto, visto che poi si useranno sì. molto le scarpe di questa tarda. Anche se abbiamo imparato che la scarpa di un colore, la calza di un altro va bene solo per chi ha le gambe molto sottili. Sì, perché altrimenti spezzano un po', immaginatela su un fisico... Su quel fisico lì va benissimo. Sì. Però per fisici più normali. Curvy, ecco, non mi veniva la parola. Ecco. Che poi nella grande settimana della moda c'era la domanda che fine hanno fatto le modelle curvy. È vero, è vero. Perché non si trovavano più dal politically correct, ormai non è vero. Non è restato più niente. Andiamo avanti in cosa resta. Cosa resta? Il laccato, quindi tutti sì. la vernice. Vinile, la vernice, sì. Ecco, e questo è da Vanity Fair, per esempio, ovviamente pelle falsa, effetto verniciato, dobbiamo farci vedere, però non dobbiamo abbaiare, dobbiamo farci notare con anche dei colori tradizionali come il nero, il marrone, il beige, scusate, ma devo farmi vedere ecco, la sì, scarpa. Sì, abbiamo la diretta della scarpa, e certo, il laccato rosso. Vedi, un poi. Pantalone similpelle con spacco appunto... E che però, infatti, questo... Le aveva prese l'anno scorso. Sì, devo ammettere. Quindi è un continuativo. È un continuativo. È un cosa resta. Va bene, adesso quello che piace tanto a te. No, c'è un altro laccato. Sì, eccolo vediamo qua. Insieme anche questi slip dress. Sembra una sottoveste, ma in realtà è un vestito. Sì, che è appunto laccato, bellissimo. Un po' più leggero questo chiaramente rispetto ai soprabiti che ci mostravano dalle passerelle. Esatto, adesso quello che piace tanto a te, che io non sopporto, che maledizione resta. Resta l'oversize, eccolo qua. Allora vediamo qualche modella da amica che ha questi, vedi, doppio petto però oversize, quindi sì. con le spallotte grandi. Tra l'altro le pettinature vanno molto di moda, quelle lì come della modella col rossetto rosso, anche qui il rosso burgundi, poi sì, vedremo poi lo vediamo colori. Nei colori. Queste pettinature con praticamente i ricciolini spantegati e spiaccicati unti sulla fronte. Sì, sono orrendi, perché praticamente hai i capelli tutti tirati
e che sembrano già tutti brillantinati, sì. Non dico che sono unti, sono brillantinati, e poi ci sono questi ricciolini. È la pettinatura più di moda, io devo dire che l'ho sempre odiata ferocemente già dai tempi. Sì, sì, anch'io. Invece da quando ormai la vedo ovunque mi piace, quindi prima o poi mi vedrete con i capelli indietro, questi capelli che questi sta molto ciocche. Bene. Sta molto bene alle more. Sì, perché se tu lo facessi tu, che sei così chiara, non si vedono quasi. Ecco. Sì, sta meglio forse alle more, però. Quindi le more vanno con i capelli tirati indietro, questi ciuffi attaccati alla fronte, il rossetto rosso burgundi, quasi un rosso mattone. Va bene, abbiamo visto l'oversize sulla passerella, vediamo anche un modello di oversize più comune. Questa è Dua Lipa, la cantante, che ha scelto un oversize di una giacchetta. C'ha solo una Kelly in mano, quindi proprio in realtà non è. Sì, però è proprio, è come se qui di lei l'hanno paparazzata mentre quasi va al supermercato, poi lei ci va con la Birkin. Sì. Vabbè, certo. Noi ci andiamo con... sì, ognuna ci va con quella che ha, però in effetti se ce l'ha, perché non metterla? Io su quello sono d'accordo con lei, nel momento in cui ha una cosa bella, non deve tenerla per il giorno che fu. No, certo, bisogna sfruttarle. Quindi riassumendo, di nuovo ci sono i body, le camicie azzurre, i jeans blu scuro, l'animalier, i vestiti monospalla, questo è proprio il nuovo. Quello che viene recuperato, abbiamo detto, il laccato, i collant colorati, l'oversize e il doppio petto, che sono abitudini di moda che abbiamo già visto e che adesso in qualche modo ritornano. Prima di passare alle calzature ci fermiamo. Sì. Ci fermiamo, andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo da voi. Rieccoci, allora direttamente dalla Milano Fashion Week vediamo le calzature. Cosa c'è di nuovo e cosa invece resta per la collezione autunno-inverno? Partiamo dalle scarpe in raso, che sono delle novità. Il raso ultimamente l'avevamo proprio un po' snobbato, era da cerimonia, âgé quasi. Sì. E invece il raso ritorna, tra l'altro un materiale che a me personalmente dà proprio fastidio, come il gesso sulla lavagna, non lo posso tollerare. Ma le scarpe deve essere terribile, la penso come io te. Io lo trovo molto fastidioso il raso, comunque gli ultimi anni vedevamo queste scarpe in raso in saldissimo dappertutto, dovevamo prenderle. Beh, io quando ero bambina facevo danza, mi ricordo che le scarpette da danza erano di raso. Sì, e già lì mi fastidivano, quelle anche con me. La mezza punta. Sì, quelle con col fiocchettino davanti, ma a me mi fastidiva fare danza, figurati. Ecco, okay. E ci sono questi laccetti che sono una delle novità, quindi giocare con i laccettini. Quindi raso e laccetti. E comunque l'accetto e cinturino è un'altra, diciamo un altro must delle scarpe e delle calzature della stagione 24. È un po' una novità, nel senso che nelle ultime stagioni non davamo questa importanza, era più il tacco scultura piuttosto che altri dettagli della scarpa, invece il cinturino in tutte le sue forme e sfumature è il protagonista. Esatto, vediamo questo modello alto, molto elegante di Tom Ford, e poi abbiamo degli altri modelli, ad esempio questa qua è una Mary Jane che quindi resta. Sì, perché la Mary Jane ogni tanto si tendeva a metterla nel tono su tono, calza nera con Mary Jane nera, in modo che non si vedesse troppo il cinturino, oppure sotto al pantalone in modo che anche lì coprisse quasi il cinturino. Invece il cinturino deve vedersi, è il protagonista, e quindi piuttosto un collant colorato magari per fare vedere i contrasti. Ah, ecco, questa è la novità, quindi è questa, il fatto che il cinturino deve vedersi il cinturino, va bene. Le scarpe a punta. Ecco, qui ritorniamo alla punta e al quadrato, nel senso che partiamo dalla punta. Le scarpe a punta di Versace sono molto a punta, non è una punta quasi arrotondata. Vedi le dita del piede dove arrivano, sì, si vede, no? Quindi è una punta veramente... Quindi ci saranno 4 centimetri, no, 4 magari no, ma 3 centimetri in più ci sono. Quindi chi porta il 41 adesso avrà un piede veramente... Quello è il rosso della mia maglia e dei tuoi stivaletti. È il rosso che piace quest'anno, quindi va di moda con questa punta che ritorna importante. Che fa malissimo. Sì, faceva male. Faceva male, io vabbè, però chiaramente non è che te le metti la mattina per andare a lavorare. Quelle. No. Sono diciamo per uscire. Dovremmo riuscire a uscirne anche noi dalla scarpa. Esatto. Oppure c'è la punta quadrata. La punta quadrata, anche qui, un po' di punta allungata. Quindi queste punte, diciamo, le scarpe che abbiamo avuto fino all'ultima stagione arrivavano praticamente, tu smossi gli angoli, arrivi lì, la tagliavi la scarpa. Sì. Invece adesso c'è la punta come se fosse a punta, ma va avanti e si viene tagliata con... Quindi in ogni caso sono scarpe quadrato. Lunghe, ma oppure
punta puntita o punta quadrata, però allungata. Però allungata, esatto, quindi c'è un pezzo in più, diciamo, nella scarpa che va oltre il nostro piede. Sì. Io la dico. Sì, però cerca, comunque slancia molto la figura, sì, questa cosa, quindi è da utilizzare per giocare con i punti a nostro favore. Esatto, esatto, sicuramente a differenza della scarpa tonda, sì, che intozzisce, questa slancia sicuramente. Anche perché il tacco c'è. Anche perché il tacco c'è. C'è. Come queste nuovi mocassini di Gucci, che questa è un'altra novità, che è quella della zeppa sul mocassino. Bello questo, di questo colore. Ti piace? Sì, molto, molto. Mm. Questo è quasi burgundi, no? Quasi burgundi, con questa zeppa importante di un modello classicone, che è... Infatti ricordavo che la puntata in cui facevamo Metropolis con Casoni, che era andato a vedere l'albero di Natale di Gucci, sì, e c'era questo simbolo che poi... Che sono i morsetti. I morsetti. Che il morsetto di Gucci è proprio l'elemento che lo contraddistingue, no? Che contraddistingue la maison da quando è nata la casa di moda Gucci. Resta quindi sulla scarpa, ma con la zeppa. Sì, anche queste è una comodità sconvolgente, immagino, questa ti zeppa così la caviglia. E sono lunghe anche queste, sono appuntite come dicevamo prima. Va bene, poi andiamo avanti, sempre, ecco, questa qua tu l'hai chiamata fantasia al piede, questi sono dei biker? Sì, sono delle scarpe che hanno una zeppa tutta colorata, intinta sicuramente al vestito di Rambaldi che va in pandan, però il dettaglio da ricordare è che non è l'unico modello, ovvero non è tanto la forma, ma è la fantasia. La scarpa con disegnate i fiori, con disegnati i rami, con qualche fantasia che la caratterizzi. Ah, quindi questa è una novità che sì, sicuramente non... Non solo un colore, ma anche la fantasia stessa. Esatto. Adesso andiamo avanti. Ecco, perfetto. Adesso vediamo invece che cosa resta delle calzature. Perché resta. Anche qui ci sono degli elementi continuativi rispetto alla scorsa stagione. Certo, resta l'animalier, quindi vediamo alcuni modelli di sabot con le dita scoperte e il nodo tutto caratterizzato dall'animalier, che può essere anche, come non so se riuscite a vedere, quegli modelli sfocati sullo sfondo del c'è del anche la brand. Borsa. C'è la borsa e c'è la sling bag. Esatto. Appunto. Quindi sono tre tipi di animalier diversi. Certo che questo sabot è messo nella collezione invernale, ma... Perché è di pelo, è un po' pesantino. Sì. Perché è... Sì, materiale. Quindi tu dici per una serata... Quelle coraggiose che vanno in giro la sera senza calze. Oppure... Con i calzini. No, sto quelle dicendo un'altra cosa. Oppure i collantarete della Cuccarini. Ah, certo. Che sembra di non avere le calze, in realtà il collantarete è contenitivo e rende la gamba più magra. Sì. Oppure i collan neri, come si usa e non piace a te. Sì, la con la neri, con la sabò, terribile, però vabbè. Qua c'è un bel calzino, eccolo qua, questo team. No, non è un calzino, no, è lo stivaletto. È un stivaletto con anche qui l'accetto che caratterizza il tronchetto classico, quindi anche, usiamo il laccetto anche dove non serve, perché lì c'è tranquillamente la cerniera, non c'è bisogno. Però dà quel tocco in più e la punta è molto allungata. Esatto, che era quello che dicevamo. Più l'animalier. Esattamente prima. La plastica torna. Ecco, questa me l'hai fatta scoprire tu. Sì, è vero. Con tutti questi... o inserti o la scarpa in vera e propria plastica e resta, che poi è vinile, no, normalmente. Sì, è un vinile trasparente che resta e è o mixata ad altre fantasie con dei punti cut out nella scarpa, in questo caso per esempio le dita. Guarda anche il tallone fuori con la... Beh, però questi sono i sandali che io d'estate ho dei sandali così di plastica, restano. Questi li puoi tenere. Ah, beh, certo. E noi infatti ci siamo portati avanti, perché alcune cose secondo noi possono andare benissimo già. No, io quindi quest'estate tranquillamente metterò i miei sandali trasparenti. Sarò e poi molto te li puoi mettere anche in ottobre-novembre. Certo, sicuramente il sandalo ottobre-novembre trasparente. Ma la plastica resiste non solo nel sandalo, ma anche in queste specie di ballerine. Con le collante nere. Come vedi, queste hanno un mix delle cose che vanno di moda. Cioè la forma, sì, un po' allungata e la punta quadrata. Il cinturino e la parte in plastica. Quindi diciamo che Armani ha fatto il suo. Esattamente. Poi restano anche le piume. Restano le piume tutte intorno alla scarpa. Insomma, sì, questa è, cioè, hai scelto una cosa che non è che è proprio così. Beh, però facile da mettere. Non lo troveremo. Questo sembra il tuo cane attaccato alla scarpa. Beh, sì, si offende. Il cane? Sì. Se no, non Ferragamo.
No, diciamo che il pelo ovviamente noi nella nostra vita reale lo mettiamo un po' più, magari dei piccoli inserti, sì. Non strusciamo in terra a Milano. Sì, anche perché esatto, se cammini per Milano con quella roba lì dopo mezz'ora. Però questo è detta la moda, quindi queste scarpe ne troveremo tantissime con tutto il pelo fuori intorno, non dentro la scarpa. Esatto, quindi il pelo fuori, occhio che nel prossimo autunno-inverno ci sarà. Come ci saranno anche questo tipo di pelo? Pelo sì. O piume? Pelo e piume, secondo me si sovrappongono anche un po' con il cinturino in bella vista e questa scarpa. Comunque sono tutte scarpe bene o male abbastanza slanciate. Sì. Quindi non ho visto un'esagerazione di raso terra. Poi qualche scarpa bassa c'è, però... Però un po' di tacco c'è, diciamo che c'è il ritorno del tacco. Vediamo un'altra punta, che è quella di Versace. Questa di Versace in lucido rosso, quindi... Come i tuoi stivaletti. Come i miei stivaletti, è proprio all'ultimo grido, come si suol dire. E qui con il cinturino attorno alla caviglia, che chi indossa questo modello deve avere assolutamente la caviglia sottile. Sì, sì, per carità, se no questo ti ammazza le gambe, ti ammazza le caviglie. Ultima scarpa, stivale, che resta... Eccolo qua. Ecco, è in lucido burgundi. Penultimo, sì, questo è il lucido, famoso colore burgundi, ok? E perché va di moda e resta, perché è lucido e perché appunto è burgundi, quindi mi raccomando. Adesso poi vediamo i colori nel dettaglio. Questo è lo stivale che piace a te, l'ultimo. Questo prima o poi, visto che va... Cioè, la moda mi sta secondando, mi dice no, la ti moda aspetto. Ti segue. Mi sta dicendo ti aspetto, comprami. Quindi ci riproverò. Sì, io li ho provati e non mi trovavo. Però li ho provati anch'io, non mi sono trovata. Ah, vedi, anche tu. Sì, perché stanno bene poi con la gonna. Perché sì, c'è già certo. Il pantalone. Oppure con le leggings. Sì, con i leggings sono molto belli. Va bene, quindi anche questi restano. Vediamo velocemente i colori. Allora, colori che vanno di moda. O i classici. Nero, ma soprattutto i due colori dell'autunno-inverno sono uno il burgundi, uno è il verde, eccolo lì, il verde latte. Adesso poi vediamo verde, tutti i tipi di latte verdi. Menta, scusate, e il verde menta. Mi sono incasinata. No, adesso poi li vediamo, okay? I tipi di verde, però quello che verde oliva, ecco. Ce l'ho fatta. Il verde oliva è questo qua, di questa seconda foto che abbiamo visto. Ecco, vedete varie declinazioni di verde salvia, verde oliva. Che quindi diciamo che sarà un po' il colore dell'inverno. Qui l'hanno accostato a Cappotti Loden, quindi è una nuance, Vanity Fair ha detto alpina, effettivamente sì. È il colore muschio, il colore oliva, il colore proprio tipico dei pini, degli abeti, molto anche autunnale, volevo, certo. Secondo me questo. Vediamo adesso le varie declinazioni di verde, perché c'è un ciocco menta, che un questo non sapevo menta. Che esistesse. Io. No, me l'ha detto un'amica che lavora nel settore della moda, ho visto le sue unghie, sì. Perché devo dirvi che nei colori che potete scegliere c'è tutte declinazioni del latte menta, quindi questo è più tendente al marrone ciocco menta, quindi c'è il cioccolato con la menta, cioccolato mentre quello dopo menta. È proprio il latte menta. Latte menta è il must have quest'estate, secondo me già ci vuole per sì. Anticipare tutto quello che sarà, quindi io questo latte lo chiamerei menta. Tiffany. Però è un po' più latte menta quando si metteva veramente la menta nel latte la sera, hai presente? Sì. Quel latte menta. Quindi è un Tiffany. Verde annacquata. Sì. Un menta annacquata. Diciamo che è simile al Tiffany. O quella sarà una delle sfumature di questo verde. E poi c'è il rosso, come la mia maglia e le tue scarpe. Sì, la rosso. Questo rosso classico, no? Sì, questa è Valentina Fashion Beauty con il rosso classico anche nella versione monocromatica. Che ci piace. Che ci piace molto. E poi c'è il burgundi. Eccolo qui, il burgundi che direi che Bordeaux. Ha quasi scalzato il rosa, il peach come colore anno, sì, secondo me. Sì, sono d'accordo con te, è diventato più lui del peach. Dovevano il pesca fare non questo. Ha tanto funzionato, il pesca non ha tanto funzionato. Prima di chiudere, l'accessorio must have che bisogna avere nella attenzione, prossima stagione invernale, attenzione, qual è? Attenzione, non potete non avere una... Cintura sottile. Eccola qua da Vogue Italia, una cintura sottile, per esempio questo di Max Mara, ma mentre mi ricordo che c'erano questi maxi cinturoni quasi bustini, adesso ritorna anche questa, messa un po' più a vita alta degli anni 2000, sì. Quindi questa per esempio Twin Set, vedete, o la mettete sui vestiti all'altezza della vita o appunto per spezzare a questa altezza, non la cintura sottile a vita bassa. Ecco, assolutamente no, sì la vita bassa l'abbiamo eliminata dalla nostra vita ancora finché non i body non usciranno dalla vita bassa e allora lì bisognerà tirarla fuori. Va bene, siamo contenti di avervi sì. Portato in giro per la Milano Fashion Week, ci fermiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie, ciao.